19ª edizione delle borse di studio della Banca di Credito Cooperativo di Fano, che anche quest'anno ha voluto gratificare 149 ragazzi per il loro impegno e dedizione allo studio, per un totale di 53.000 euro. Risorse che confermano l'investimento dell'istituto di credito a favore dei giovani e del loro futuro scolastico e professionale. Il riconoscimento è andato a studenti diplomati di scuola secondaria di primo grado e secondo grado e diploma di laurea con votazioni meritevoli. La parola chiave è senz'altro mutualità, perché questi qua sono i figli dei soci, e poi merito. Il merito, perché non premiamo indistintamente, ma premiamo quelli che hanno raggiunto buoni risultati in virtù sia delle capacità, ma soprattutto anche dell'impegno, perché scuola è anche impegno. E insieme c'è voler sottolineare l'importanza della formazione. Importante l'impegno di tutti, quindi il contributo della banca è proprio questo, mettere insieme tutte le professionalità, lavorare insieme alla scuola, preparare questi ragazzi al meglio, e poi da un punto di vista economico sicuramente non è facile, non ci sono scorciatoie per uscire da questo momento, però grazie all'impegno di tutti abbiamo buone carte da giocare. Durante la manifestazione alcuni ospiti hanno parlato ai ragazzi delle nuove modalità di lavoro in spazi condivisi come il co-working. Significa che noi abbiamo delle postazioni ufficio professionali con tutta l'attrezzatura del caso, quindi dalla stampante, fax, plotter, chi più ne ha più ne metta, perché ricordiamoci che il lavoro anzitutto deve essere professionale, ma condiviso, perché comunque si condivide lo spazio con altre ragioni sociali completamente scollegate tra loro, che però si collegano all'interno del co-working, del tutto autonomamente. Possono nascere delle collaborazioni spontanee e vediamo che nascono, e possono nascere dei nuovi progetti.